la rotta balcanica, che poi è la traccia geografica che ci riguarda, resta un percorso molto attrattivo per le migrazioni irregolari e non solo per i migranti diciamo di varia ispirazione, ma anche per coloro i quali sono considerabili persone pericolose per la sicurezza. Nell'incontro di oggi ci siamo, della sicurezza dei nostri paesi e dei nostri cittadini, ci siamo confrontati anche sui dati delle rispettive attività operative che in qualche modo confermano questa nostra comune visione. Su questa base le nostre forze di polizia potranno continuare ad affinare gli strumenti per questa ricerca di una soluzione condivisa ed efficace sia a livello trilaterale che a livello europeo, per quindi controllare i flussi migratori illegali che in qualche modo riguardano la rotta balcanica. Io voglio dare un dato ai colleghi, voglio ripetere a voi in pillole, solo alcuni numeri che segnalano alcuni dati fondamentali. L'Italia, da quando dal 21 ottobre ha attuato questa procedura insomma di sospensione, di ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia, ha controllato in ingresso circa 160.000 persone e 96.000 veicoli, rintracciando in ingresso oltre 1.600 stranieri irregolari, di cui oltre 900 sono stati respinti. Questi numeri, 160.000 le persone che sono state controllate in ingresso e il numero importante, ovviamente in rapporto al primo molto più limitato, di persone irregolari, ci dà il senso della soddisfazione. Stiamo facendo dei controlli accurati, importanti, ma nello stesso tempo registriamo che non c'è stata nessuna incidenza negativa su quello che è uno dei principi a cui non vogliamo derogare, che sono i rapporti transfrontalieri tra i nostri paesi, e quindi il fatto che i nostri cittadini continuino a poter circolare più o meno liberamente, senza particolari problematiche, attraverso i nostri rispettivi confini, nel pieno rispetto di quelli che sono uno dei capisaldi, insomma, proprio dello stare insieme nell'Unione Europea, che è appunto quella della libera circolazione all'interno dei nostri territori.